se una società liquidata e fallita deve pagare i debitori, qualcuno li deve pagare, ci paga il comune, ergo i cittadini. Allora, tutte queste spese pazze, queste spese folli, e non mi chiedete quali sono tante, le conosciamo tutti qua, parte dai manifesti a IOSA sui muri della città, dove non sono, come si dice, comunicazione alla cittadinanza, guardate, sta un bando pubblico, no, sono comunicazioni, questo è diventato un'amministrazione dei manifesti, dove qualsiasi cosa si fa, si mette sul muro a spese naturalmente del contribuente. No? Allora, io faccio l'inaugurazione del centro degli anziani, ma che necessità ci sta di mettere? Faccio l'esempio, facciamo solo voi. Allora, sposta le sue pedine come il gioco dell'oca, toglie l'assessore, lo fa diventare consigliere, toglie il consigliere, lo fa diventare assessore, insomma, quelle cose che ricordano, non so qua la Repubblica, le Repubbliche dell'imbarazzo, però il confronto poi rendere. Di questo qua si sta parlando dell'amministrazione della nostra città. Allora, la decisione dell'UDC mi sembra talmente chiara, l'abbiamo ribadita in conferenza stampa. Non ci stanno le condizioni perché questa amministrazione possa andare avanti, è talmente lampante agli occhi della cittadinanza che il Consiglio Comunale si è certificato, cioè che questa maggioranza non c'ha più i numeri. A mio avviso il sindaco dovrebbe avere un dibattito, questo è vero, e poi capire se vi sono i numeri, che correttamente così si fa, quando si perde una maggioranza e un sindaco ha la necessità di portare a compimento un programma e lo vuole condividere, deve essere lui a fare il primo passo, aprire un dibattito politico sul territorio serio e poi per vedere chi chiaramente risponde, chi chiaramente vuole rispondere a questo appello, altrimenti tutte le altre cose che si possono fare fanno intendere cose che la politica non ha più bisogno, fa intendere consociativismo, fa intendere accordi sotto banco, fa intendere patti personali, tutto quello che faccio, il rischio per Sandra Stasia, cosa che è successo con altri anni, è questo qua, che si possa ritornare ai consociativismi, dove si va avanti, si viene a campare pur di accontentare gli interessi personali. Allora, se il sindaco è capace di aprire un dibattito pubblico, sente tutte le forze politiche, è capace di sentire adesso tutte le forze politiche sul territorio, l'UDC non si tirerà indietro, sicuramente, non si tirerà indietro, al confronto ci andremo e vedremo che cosa ci dirà. Però in questo momento, ad essere sinceri, è difficile ragionare con uno che per due anni ha creato solo tensioni, ha rifiutato sempre il dibattito, anche quando da parte nostra c'è stata la disponibilità.